La Pasqua è un'occasione per stare insieme tutti in famiglia celebrando il significato religioso che circonda questo giorno e diciamocelo anche per staccare un po' la spina dal quotidiano tran tran. Quindi il menù di Pasqua deve essere impeccabile, per questo oggi ho puntato l'attenzione su un primo piatto, la pasta con carciofi e speck. Vediamo la ricetta. Per preparare 4 porzioni di pasta ripiena sono necessarie. Per la pasta di ripieno abbiamo 150 g di pasta gigante tipo conchiglie, 350 g di sugo di carciofi, 120 g di formaggio tipo fontina, 60 g circa di speck a listerelle. Per la besciamella light, 400 ml di latte, 35 g di farina di riso oppure di amido di mais, sale e pepe quanto basta, una grattugiata di noce moscata. La nostra pasta sta già bollendo in acqua leggermente salata. Per i tempi controllate sempre in confezione. Io ho scelto dei conchiglioni giganti, insomma, dalla cottura di 13 minuti. State un po' indietro, quindi 11 minuti. 2 minuti in meno perché poi termineremo la cottura in forno. Poi qui ci siamo preparati già i carciofi trifolati. Poi vi metterò anche il link così potete consultare per bene la ricetta. Comunque è molto facile la preparazione. Dopo aver pulito i carciofi, li ho messi in padella con un filo d'olio, sale, pepe e un po' d'aglio e li ho cucinati per 30 minuti aggiungendo vino bianco ed acqua, e questo è il risultato. Prepariamo ora il sughetto, la farcitura dei nostri conchiglioni. Frulliamo il formaggio, ho scelto un formaggio tipo fontina, va bene qualsiasi altro tipo di formaggio a pasta filata. Questo è il nostro formaggio grattugiato, o meglio frullato, e adesso ci frulliamo anche i carciofi fino ad ottenere una crema. Abbiamo così ottenuto la nostra crema di carciofi. Ora ci dedichiamo alla besciamella. Ah, prima però, io nel frattempo ho anche scolato la pasta, anche piuttosto al dente. Magari metteteci un filino di olio per evitare che questa si appiccichi. Qui ho versato una parte di latte, circa 300-350 ml. Ora andiamo in una ciotolina dove c'è il nostro amido di riso, amido di mais, che va benissimo, e lo sciogliamo nel rimanente latte freddo. Ora, il latte del pentolino sta quasi raggiungendo l'ebollizione, quindi procediamo a pepare a piacere, saliamo e poi ci grattugio anche un po' di noce moscata. Io abbondo anche perché mi piace. Un altro po', a posto così. Con il nostro frustino iniziamo a mescolare e ci sciogliamo anche l'addensante. La nostra besciamella light ha raggiunto la giusta consistenza, l'abbiamo cotta circa 2 minuti a partire dall'ebollizione, questo è il risultato. Come procedere ora? Mettiamo un cucchiaio della crema di carciofi ottenuta all'interno della besciamella. Mescoliamo. Così facciamo una sorta di besciamella aromatizzata appunto ai carciofi. Qui ho preparato una pirofila un po' più grande e 2 monoporzioni per darvi insomma delle idee alternative, però se volete potete anche prendere una classica pirofila grande e poi sporzionare la vostra pasta al momento di servire. Sul fondo di ogni pirofilina mettiamo un po' di besciamella. Un terzo di besciamella ci servirà invece per il ripieno. Ora cosa facciamo? Versiamo la rimanente besciamella all'interno della crema di carciofi, che ci servirà quindi per il ripieno, no? Bene. Ci mettiamo lo speck tagliato a listerelle e una parte del nostro formaggio fontina, circa 80 g, e mescoliamo per bene il tutto. Poi verseremo il ripieno all'interno di una sacca poche, così riusciremo a farcire in modo più agevole i nostri conchiglioni. Come vi dicevo, ho messo il ripieno all'interno di una sacca poche, prendiamo una pasta gigante e la farciamo, così. E poi magari la sistemiamo sulla terrinetta da monoporzione. E continuiamo in questo modo fino ad esaurire tutta la pasta. Una volta riempite le ciotoline oppure la teglia,
Ultimiamo con un'abbondante spolverizzata di formaggio, poi copriamo con dei fogli di carta alluminio, mettiamo in forno 15 minuti a 200 gradi. 5 minuti prima del termine della cottura rimuoviamo l'alluminio per la formazione della crosticina dorata. Questa è la mia proposta di pasta ripiena e se vi piace ancora più besciamellosa, ancora più morbida, non dovrete far altro che ricoprire la superficie con altra besciamella, però io vi consiglio di mantenerla un po' più fluida. Insomma, con questo piatto, in qualunque caso, otterrete un successone. Conchiglioni ripieni. Se volete una pasta ancora più besciamellosa, ancora più morbida, io vi consiglio di versare sopra altra besciamella, però ancora più fluida. Insomma, con questo piatto sono sicura che questo piatto sarà un successo.